Buon pomeriggio a tutti, ecco qui, eccoci qui con un altro video e volevo fare questo video che non c'entra niente col calciomercato, non c'entra niente con la stagione che deve cominciare fra un mese, qualche settimana, vabbè, non c'entra niente con questo, però vabbè, volevo esprimere un mio giudizio su un giocatore, dato che su questo giocatore ci sono molti tifosi. Molti tifosi, perché è un giocatore dell'Inter, ci sono molti tifosi interisti che lo amano, molti tifosi interisti che lo odiano, lo criticano, gli dicono di tutto e di più. Questo qui è il capitano dell'Inter, cioè Mauro Icardi, cioè addirittura gli dice che non può essere capitano, vabbè. Ne dicono di tutti i colori, dicono addirittura che è un campione, come si fa a criticarlo, che chi lo critica non capisce niente di calcio, dicono così, e dicono addirittura che chi lo elogia non capisce niente di calcio. Beh, non si sa. Non si sa se quelli che capiscono di calcio sono quelli che lo amano, quelli che capiscono di calcio sono quelli che lo odiano. Vabbè, comunque io volevo dire il mio pensiero su Icardi, qualsiasi cosa che penso di Icardi, io non capisco niente di calcio e va bene così. Comunque, vabbè. Volevo dire la mia su Icardi, anch'io volevo esprimere un mio pensiero su Mauro Icardi, sul capitano dell'Inter. Cioè, allora, io quello che penso di Icardi, penso che Icardi è forte, è fortissimo. Alzo le mani, per me è fortissimo. I gol li fa, non si può discutere su questo. I gol li fa, all'età di 22 anni, il suo secondo anno nell'Inter, ha fatto con 23 gol, capocannoniere. Vabbè, sempre tra i primi nella classifica cannonieri della Serie A. Vabbè, solo quell'anno lì ha vinto la classifica dei capocannonieri, però vabbè, su questo non si discute. Poi vabbè, ci sono anche altri scalini che magari che lui deve fare per diventare, secondo me, un campione. Per me è semplicemente forte, però vabbè. Gli mancano, come posso dire, delle cose che lo facciano diventare un campione. Tipo, ad esempio, adesso dico che a me quello che mi, adesso dico tutto quello che mi piace di Mauro Icardi. Mi piace. Allora, è forte e vabbè, se gli dai la palla giusta, lui 4 volte su 6 la mette dentro. 4 volte su 6 la mette dentro. Non è poco. Poi nell'area piccola è un cecchino, proprio un bomber nell'area piccola. Poi anche altro, bene o male, fa anche degli assist. Poi vabbè, non ti fa quell'assist lì della Madonna, quell'assist da trequartista, vabbè, è una prima punta, grazie a Casios. Però vabbè, gli assist te li fa. Ha fatto anche dei buoni assist, secondo me. Poi vabbè, ovvio che magari non ti faceva gli stessi assist di Banega e magari non ti farà gli stessi assist di Borja Valero, perché per gli assist c'è Borja Valero, poi vabbè, non vedo altri centrocampisti, c'era Banega, poi vabbè, magari altri assist, se arriva Vidal magari può anche dargli Vidal, se arriva, poi non lo so, purtroppo Ancelotti non si fa i cazzi suoi, e vabbè, è milanista quello lì. Chi se ne frega, vabbè, non parliamo di mercato. Fa gli assist, quello che mi piace di Icardi, poi anche che è meno male, è un bravo ragazzo. È un giocatore che magari non è uno che esce, fa serate, va in discoteca. Meno male c'ha la sua famiglia e meno male non ha mai rotto le palle a nessuno. Poi vabbè, ha portato via la ragazza di un suo amico, però vabbè. Quelle sono cose che a me, penso anche a voi, poco interessano. Questo, vabbè, di questo piccolo difetto, questa piccola cosa così. E invece, vabbè, quello che non mi piace di Mauro Icardi, non mi piace il fatto che magari i gol che fa, per carità, sono tantissimi, a me fa più che piacere quando segna, perché vabbè, se segna un giocatore dell'Inter a me fa più che piacere. Se segna un giocatore che gioca
contro la Juve mi fa lo stesso piacere. Sto scherzando. Scherzo. No, non è che scherzo. Vabbè, comunque, quando segna mi piace, sono contentissimo, esulto, però secondo me quello che non mi piace è che magari non fa un gol pesante. Quando servono gol pesanti, lui secondo me sparisce dal campo, anche quando magari la squadra non gioca bene, lui si adegua alla squadra e magari anche lui non gioca bene quando magari la squadra gioca un po' maluccio. Poi vabbè, non è che negli ultimi anni non è che l'Inter abbia fatto queste grandi partite, però vabbè, magari con la Lazio e la Fiorentina, magari l'Inter, diciamo, era fatto una buona partita, beh, con la Fiorentina un po' meno, a San Siro, le partite a San Siro, e magari lì è riuscito a fare i gol. Però vabbè, magari in altre partite che magari l'Inter era in difficoltà, non ho mai visto quel giocatore che prende in mano la squadra e fa gol. Ad esempio, Higuaín, quando era al Napoli, ha preso in mano la squadra quello che non ho mai visto fare ad Icardi. Poi vabbè, per me, mia opinione personale, Higuaín è molto più forte di Icardi, però vabbè. Avevo sentito un rumore, cazzo è successo, non lo so. Poi vabbè, e anche vabbè, quello che anche non mi piace di Icardi, che magari è un giocatore che devi dargli i palloni per fare gol. Ad esempio, adesso è un giocatore che devi dargli i palloni. E giustamente, vabbè, lui si trova con Perisic e Candreva che gli danno i palloni. Candreva, dai i palloni. Teniamo velo pitoso, Candreva, crossa. Caso in mezzo, e se Icardi la prende bene, se non la prende ci riproviamo con un altro cross. Candreva ragiona così. Mia opinione personale, Candreva a me non mi fa impazzire, alla Lazio mi piaceva, ma all'Inter vabbè un po' meno, vabbè. È quello che devi servirlo per fargli fare gol. Ad esempio, adesso vabbè, voi direte grazie al cazzo, è una prima punta, è normale che devi servirla. Ok, Belotti, esempio Belotti. Allora, Belotti, anche lui è una prima punta, è normale che anche lui devi dargli i palloni, però magari ai Cardi non gli vedo mai fare delle cose che ha fatto Belotti, ad esempio far salire la squadra, o magari anche una cosa che ha fatto contro il Torino, Belotti, che da centrocampo prende, fa spallate con Chiellini, gira Chiellini, gira e cerca di andare in porta da centrocampo. Belotti ha fatto questa cosa qua. Ai Cardi non gli ho mai visto fare queste cose qua. O magari ad esempio, l'ho visto poche volte magari far salire la squadra, che magari quando fa salire la squadra, poche volte Cardi l'ho visto far salire la squadra, tipo ad esempio con il Crotone, quando era a centrocampo, Cardi ha fatto quel bel lancio per Perisic, che Perisic l'ha segnata, che Perisic l'ha messa dentro. Lì meno male, vedi, quando Icardi riesce a far salire la squadra va meglio. Però purtroppo gliel'ho visto fare poche volte, poi magari mi sbaglio. Poi vabbè, questo è quello che non mi piace di Icardi. Poi vabbè, i gol che pesano poco, com'è che con la Fiorentina, ma ha fatto 3 gol, mi va più che bene, ok, va bene, grazie di tutto, però cosa sono serviti quei 3 gol? Sì, a lui che ha portato a casa il pallone, ma noi cosa ci sono serviti? Doveva farli prima, che magari spezzavano le gambe alla Fiorentina e magari si portavano a casa i 3 punticini. Vabbè. Però vabbè, difatti vedi, lì in quella partita il risultato, il primo gol l'ha fatto Perisic e difatti Icardi non l'ho visto poche volte sbloccare il risultato, raramente, a meno che magari la squadra si sente più a suo agio, però quando la squadra è in difficoltà Icardi non la prende in mano, non è in grado di prendere, non è che non vuole, non è in grado di prendere in mano la squadra. Però tutto sommato io penso che per me Icardi è forte, però vabbè, ha dei limiti, come magari la maggior parte dei giocatori dell'ultima stagione dell'Inter. Poi vedremo con Spalletti, vedremo cosa succede, poi magari vedremo Spalletti cosa farà. Io mi auguro il meglio e ho detto tutto. Comunque, sintetizziamo, per me Icardi è forte, per me Icardi i suoi gol li fa, secondo me Icardi affiancato a un'altra punta forte,
può far bene lo stesso, secondo me magari i suoi gol può fare lo stesso, poi vabbè, devi servirlo, però vabbè. Comunque, tutto sommato, è forte, però non me la sento di dargli del campione. Semplicemente è forte. A me Icardi piace, è forte, però adesso ho detto tutti i pregi di Icardi, tutti i difetti di Icardi. E questo è tutto, ragazzi. Adesso vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e oggi che giorno è? Buon martedì. Ciao ragazzi, ciao a tutti.